Ed eccoci ancora in diretta con il nostro Pocket News e nello specifico caso il martedì a quest'ora diventa TG Flash Sport and Business, e neanche troppo flash perché diamo tante notizie. Valentina È Buzzi, vero, certe volte bentrovata. sfogliamo i 5-6 minuti che insomma ci eravamo prefissate, però vabbè, è giusto così perché le notizie sono tante e sono importanti. Grazie Manuela come sempre per questo spazio. Bentrovata, peraltro oggi siamo assolutamente colorate come la nostra grafica, senza neanche farlo apposta, e sempre per rispettare, visto che scherziamo La sul par par condicio. condicio, uomini, donna, però questa fotografia diciamo che è Diciamo perfetta che il oggi. pandan è assicurato, quindi Esatto. insomma. E so, e questo è anche un assist per te Valentina, così ti do assolutamente la parola con le notizie della giornata di questa edizione, che partiamo proprio dal look, Sì, partiamo con le dal look. notizie. Allora, partiamo in realtà perché se ti ricordi bene, Manuela, c'è una domanda che avevamo lasciato in sospeso, la scorsa volta. Tutto derivava dal merchandising che riguarda l'Ajax, in particolare il modo la terza maglia, dei lancieri, che è già stata presentata, verrà poi indossata nella prossima stagione, ispirata a Bob Marley. Avevamo spiegato insomma anche il perché e io ti avevo fatto una domanda, ovvero tu, Manuela, a quale personaggio della musica, dello spettacolo, insomma, quello che vuoi, ti ispireresti per la tua linea di vestiti, di magliette, insomma, e qual è questo nome che è rimasto un po' in sospeso? Allora, non ti darò un nome, non ti darò questa soddisfazione, ma ti spiego anche perché io in generale non ho mai avuto un mito o una figura, ma questo sia fin da quando ero ragazzina adesso, non ho mai avuto un personaggio a cui ho voluto ispirarmi, no? E quindi ho provato a immaginare un po' lo stile più che il personaggio che vorrei. Ho pensato, ieri sera, figurati, ripensavo al nostro TG Sport and Business, ho ripensato agli anni 70. Perché agli anni 70? Perché sono stati gli anni un po' che hanno portato dei cambiamenti anche, sia nello stile di vita, ma anche nel modo di vestirsi. Quando, per esempio, probabilmente anche le nostre mamme o le nostre nonne ce l'hanno raccontato, si cominciava a osare un po' di più nell'abbigliamento, no? Soprattutto quello femminile, cioè le prime Certo, minigonne, però quelle minigonne. si osava, ma senza esagerare. Allora io sono un po' così, tu devi sapere che io sono bilancia di segno zodiacale, So quindi bene. seppur con momenti in cui ovviamente, insomma, momenti estremi li abbiamo tutti, però tendo sempre a mantenere l'equilibrio. E allora, come dicevano i latini, in medias res, no? Le cose sono sempre più belle quando raggiungono la via di mezzo, senza eccessi. E anche in questo caso si osava, però senza eccedere. Un po' il concetto del vedo non vedo, no? E quindi come stile, diciamo che mi aggancio a quel modo di vedere il look Quindi e gli a un outfit. periodo, diciamo, più che a un Sì, personaggio. sì. Invece, no, la risposta è molto interessante. Quindi ti vedremo presto con i jeans a zampa di elefante, Li magari, che metto, andavano. assolutamente, solo Vedi? che qui non si vede, faremo Qui vedere, non si dovremo. vede, ma ci sono. Assolutamente sì. Invece, Manuela, sai a chi non potresti mai ispirarti, o meglio, quale nome non potresti mai utilizzare per la tua linea di abbigliamento? Beh, quello di José Mourinho. José Mourinho, nuovo allenatore della Roma, insomma, lo abbiamo saputo proprio la scorsa settimana, lo abbiamo visto anche comparire già su un muro nel quartiere Testaccio, proprio della capitale. Il primo murales a lui dedicato con questa vespa, la sciarpa al collo giallorossa, un po' alla Gregory Peck in Vacanze Romane, quindi insomma anche qua torniamo un po' indietro nel tempo. Però attenzione perché il marchio José Mourinho, appunto, solamente il Chelsea lo può utilizzare perché è stato registrato nel 2005 proprio dai Blues durante la prima esperienza del portoghese a Londra e potranno continuare a farlo fino al 31 marzo del 2025, data in cui proprio scade la registrazione del marchio. Questa è una penalizzazione un po' nei confronti della Roma, che quindi dovrà trovare una accordo con il club di Abramovic se vorrà utilizzare il nome e il volto dello Special One per il merchandising, altrimenti ecco tutto questo non potrà essere fatto. Quindi ancora oggi pensa a Londra compaiono, ci sono c'è un'oggettistica varia dalle tazze agli ombrelli alle magliette con il nome e il volto di José Mourinho impresso. Ovviamente tutto questo
comporta anche un tesoretto dal punto di vista economico, perché sappiamo quanto le squadre di calcio riescono a guadagnare dal merchandising. Non poterlo sfruttare per quanto riguarda lo Special One sarebbe davvero un peccato, perché insomma il nome di Mourinho attira sempre giornalisti, tifosi, e assicura anche un ritorno appunto economico nelle casse delle società in cui allena. Però questo permette, altro aspetto un po' più così di colore, mettiamola, permette a Mourinho di conservare un po' l'alone di mistero che ha sempre avuto, no? È sempre stato considerato un po' antipatico per i suoi modi poco socievoli in generale. Quindi il fatto che ci siano delle limitazioni anche da questo punto di vista permette di far sì che resti sempre un po'... quindi irraggiungibile. Sì, è un po' irraggiungibile almeno dal punto di vista dell'immagine. Poi ci aspettiamo invece un grande show in conferenza stampa, e tutti aspettano esatto le prime, però dopo il famoso Daje che è comparso sui social quando è stato nominato tecnico della Roma, ci aspettiamo tutti insomma la prima conferenza stampa dello Special One, ricordando anche quello che aveva fatto e soprattutto aveva detto quando si era presentato all'Inter con la famosa frase: non sono un pirla. Vedremo questa volta che cosa si inventerà in romano, in romanesco. Sulla tempra di Mourinho non abbiamo dubbi assolutamente, è un po' il mistero che è intorno a lui, ma come tutti gli uomini di carisma, no? Insomma, sono anche molto misteriosi. Allora, seconda notizia, abbiamo citato il nuovo allenatore della Roma, la parola Roma, e in questa settimana, quando diciamo Roma, non possiamo non dire internazionali di tennis. Sono partiti proprio ieri con, sportivamente parlando, dei risultati positivi per i nostri atleti, almeno per quanto riguarda Sinner e Musetti, che hanno vinto all'esordio. Purtroppo non ce l'ha fatta Fognini, e oggi tra l'altro attendiamo anche il primo match di Berrettini, che è riduce dalla finale di Madrid. Quindi un momento positivo molto per il tennis italiano, soprattutto dal punto di vista maschile. Invece dal punto di vista economico dobbiamo ricordare che gli internazionali d'Italia rappresentano un vero e proprio tesoretto per la FIT, una fonte importante di ricavo. Ricordiamo che, a differenza dell'edizione 2020, per fortuna adesso nel 2021 torna anche il pubblico, 25% della capienza partita dagli ottavi. Sicuramente sarà difficile eguagliare le cifre record del 2019, quando sono stati intascati circa 15 milioni di euro per quanto riguarda il ticketing, la biglietteria, e altri 13 milioni di euro dagli sponsor, con in prima linea BNL del gruppo BNP Paribas, che da quasi 15 anni sponsorizza appunto il torneo. Ma attenzione, perché la FIT con il presidente Alberto Binaghi non pensa solamente al presente, ma è già proiettato al futuro, all'edizione 2022-2023, quando si prepara un upgrade del torneo, un upgrade dal punto di vista sportivo che, lo sappiamo bene, significa molto spesso anche un avanzamento dal punto di vista economico. Si vuole infatti rendere il Masters 1000 di Roma una sorta di mini slam, con un tabellone principale, un main draw di 96 tennisti e due settimane di torneo. Sulla stregua insomma di quello che succede sul cemento americano in primavera ad Indian Wells e a Miami, che tra l'altro appunto viene definito proprio il quinto slam. Quindi vedremo se a partire dai prossimi anni ci sarà questo avanzamento di carriera per quanto riguarda il Masters 1000 di Roma, che già adesso comunque ha una forte appeal. Lo ricordiamo, ci sono tutti i tennisti più importanti, da Nadal a Djokovic. Certo, beh, poi vale anche qui la regola un po' più economica, che se si fa il confronto con il 2019, cosa che hai fatto anche tu ricordandolo, insomma, bisogna considerare quanto è successo appunto nell'ultimo anno e mezzo, quindi chiaramente la situazione è ben diversa, la situazione di partenza. Abbiamo una terza notizia che introduco attraverso una parola, perché sai, se non la citiamo almeno una volta alla settimana durante il TG Sport e Business non siamo contente. Questa parola è Superlega. Però attenzione, perché non si sta parlando di calcio in questo caso, bensì si sta parlando di golf. C'è infatti l'ipotesi della nascita di una Superlega di golf, una notizia questa che è proprio delle ultime ore, con in prima linea l'Arabia Saudita, pronta a mettere sul piatto $1 miliardo di dollari per finanziare il progetto. La notizia è venuta fuori attraverso le dichiarazioni dell'agente di un golfista
di primo livello che però ha voluto mantenersi nell'anonimato, il quale ha dichiarato: sono stato contattato da alcuni sceicchi dell'Arabia Saudita che hanno offerto al mio assistito una cifra veramente importante tra i 30 e i 50 milioni di dollari per partecipare appunto a questa Super League di golf. Chi potrà mai essere, ecco, questo golfista che è stato allettato dai petrodollari sauditi? Beh, si pensa innanzitutto al numero uno del mondo, Dustin Johnson, ma poi in realtà potrebbero essere coinvolti anche altri atleti di primo livello, vincitori di major come Bryson DeChambeau, come Rory McIlroy oppure Phil Mickelson, che abbiamo visto appunto nella foto. E ti ricordi, Manuela, naturalmente le reazioni molto violente, certo, che ci sono state da parte dell'UEFA e della FIFA quando i 12 club dissidenti hanno messo in moto il meccanismo che ha portato alla nascita e poi immediatamente anche alla morte della Superlega nel calcio. Lo stesso sta avvenendo per quanto riguarda il golf, perché la PGA americana, quindi il massimo organo a livello professionistico nel golf degli Stati Uniti, è stata molto netta, molto chiara. Ha detto attenzione a quei golfisti che accetteranno la proposta dell'Arabia Saudita: non potranno assolutamente più partecipare ai nostri tornei, verranno esclusi dai major, innanzitutto i quattro tornei più importanti, e verranno soprattutto esclusi dalla Ryder Cup, che è il torneo di golf in assoluto più conosciuto al mondo, la sfida biennale tra Europa e Stati Uniti, che nel 2023, è importante ricordarlo, l'Italia, in particolar modo Roma, ancora insomma al centro oggi del nostro TG Sport e Business, avrà l'opportunità di ospitare nel 2023. Ricordiamo che la Ryder Cup è il quarto evento sportivo più visto al mondo, dopo Olimpiadi, Mondiali e la finale del Super Bowl. Il paradosso è che non c'è un euro di jackpot, un dollaro, niente, solamente si gioca veramente per la gloria, per the spirit of the game, come dicono appunto negli Stati Uniti, e quindi c'è una scelta da fare, Manuela: o i petrodollari dell'Arabia Saudita oppure il prestigio, la gloria, la storia della Ryder Cup. Vedremo insomma quale sarà poi la scelta definitiva dei golfisti. Ecco perché c'era un bel punto di domanda anche di fianco a questa Super League. Infatti io, prima che tu concludessi il discorso, ti stavo dicendo: speriamo duri di più della Super League di calcio. Insomma, invece in realtà ci sono le stesse considerazioni che vengono fatte. Le stesse considerazioni, le stesse problematiche. Ok. Se dovessi sbilanciarmi adesso, credo che comunque anche in questo caso non se ne farà nulla, come per è stato in realtà per il calcio, però vediamo, potrei essere smentita. Vedremo. Beh, le dinamiche, sai, sportive poi sono più o meno sempre le stesse, quindi probabilmente il risultato sarà questo, ma naturalmente noi vi aggiorneremo. Più che altro speriamo cambino idea tra qualche giorno, se no, visto che anche questo contributo, come tanti altri nostri, sarà disponibile sui nostri canali, ci tocca toglierlo, insomma, perché ci sarà tocca superato. Rifare tutto da capo. Speriamo un'altra volta ci mettano un po' di più. Benissimo, grazie Valentina Buzzi per te, questo Manuela. Appuntamento settimanale.